Benvenuti e bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video in cui vi consiglio dei film. Ebbene sì, ho scelto come sempre dei film, 5. In realtà questa volta volevo sceglierne di più perché ho tanti film, diciamo, in lista da dirvi, raccontarvi, eccetera. Però già vengono lunghi con 5 titoli, figuriamoci se ne metto 8, 10, eccetera. Comunque, iniziamo subito perché i film sono molto carini, ovviamente, se li ho selezionati, scelti, e hanno diverse tipologie, tra l'altro, questa volta, quindi non ci sono solo thriller o horror, ma c'è anche commedia, fantasy, eccetera. Quindi un video un po' per tutti i gusti. Mi raccomando, rimanete fino alla fine con me, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciatemi poi un bel commento qua sotto e un like. Incominciamo con il primo film di cui vi voglio parlare, a cui ho dato ben 3 stelline, e si chiama Dual, il clone. Allora, questo film l'ho visto già un bel po' di tempo fa ed è un film molto carino, secondo me, piacevole, ed è come trama tra il thriller e l'azione, possiamo dire, un po' di fantascienza, eccetera. Vado a leggervi la trama, vediamo com'è sta trama, perché come sempre, ragazzi, trovare le trame non è facile. O ti spoilerano tutto il film o ti dicono 3 parole. Comunque, allora, il film, ambientato in un futuro prossimo, racconta la storia di Sara, non la mia, una donna che scopre di essere malata terminale. Dopo la diagnosi, Sara decide di procedere con una clonazione di se stessa, così da non causare un dolore troppo grande alla sua famiglia in seguito alla sua morte. Una volta che il clone è stato creato, la donna insegna all'altra sé a comportarsi come lei, o meglio, a essere proprio lei. Quando però Sara si riprende guarendo misteriosamente e miracolosamente, si rende conto che ora la sua vita non è più a rischio e quindi non ha più bisogno del suo clone. E così cerca di liberarsi dell'altra, ovviamente la clone, ma inutilmente. Infatti, nella società del futuro non possono coesistere a lungo un umano e il suo clone. Uno dei due deve essere eliminato e viene decretato che a continuare a vivere sarà quello che vincerà un duello all'ultimo sangue. Determinata a sconfiggere il suo doppione, Sara inizia a prendere lezioni da Trent, noto per essere uno specialista nelle lotte tra replicanti. Chi sopravviverà tra Sara, o la umana, e la Sara clonata? Allora, questa trama è fatta bene, alleluia, hanno trovato una fatta bene. Questo è tutto il film, quindi non c'è molto da aggiungere. L'ho trovato molto carino, è bello, mi è piaciuto parecchio questo film, questa trama particolare, e appunto è un bel casino, ragazzi, è un bel casino perché questa ragazza, in questo futuro c'è questa idea, diciamo, c'è questa legge, questa proposta che si può fare il clone da te stessa, e quindi quando muori è come se non fossi realmente morta, perché c'è questo tuo clone che dovrebbe essere uguale a te, quindi tu gli devi insegnare, che ne so, i tuoi modi di fare, i tuoi modi di parlare, il comportamento, il carattere, eccetera, il colore, per esempio, fa vedere anche, che ne so, lo stile, il look, i vestiti, tutte queste cose qua, e prenderà il tuo posto. Il problema è che appunto qua non c'è questa cosa, perché poi lei guarisce misteriosamente, più che altro poi, se non ricordo male, hanno sbagliato a fare delle analisi, quindi lei non è mai stata malata, una roba del genere, e succede che è un macello poi, perché la clone ovviamente non vuole lasciargliela vinta, l'altra ovviamente non vuole lasciare il clone, e quindi succederà un po' un casino e ci sarà un bel finale carino. 3 stelline è consigliato. Poi, questo invece l'ho guardato e mi è piaciuto tantissimo, perché poi mi aspettavo un horror, quindi abbastanza cupo, dark, insomma, un po' pauroso, eccetera, e invece ho trovato quasi un film d'azione, thriller, che di horror ha ben poco, ed è Five Nights at Freddy's, ovvero il film che è stato tratto dal famoso videogioco. E mi è piaciuto tantissimo, gli ho dato ben 4 stelline perché l'ho trovato veramente fatto bene, veramente piacevole da guardare. E adesso racconto un po' la trama. Five Nights at Freddy's è un film che racconta come una guardia di sicurezza notturna in difficoltà, Mike Schmidt, inizia a lavorare in una tavola calda locale, il Freddy Fazbear's Pizza. Mentre sta svolgendo il primo turno di lavoro, Mike si rende conto che quella notte non sarà così facile da portare a termine. L'uomo scopre infatti che i robot che erano, diciamo,
animavano il locale, non sono semplicemente ferraglia, ma sono vivi. La notte, infatti, queste creature si animano e reclamano il tributo di sangue. Riuscirà Mike a sopravvivere per 5 notti nella tavola calda infestata? Allora, è molto carino questo film. So che detto così sembra una cosa strana, perché dici è molto carino, ok? In realtà sì, è veramente fatto bene e mi è piaciuto molto. Questo ragazzo, appunto, non ha perde il lavoro, inizia che perde il lavoro e non sa più che cosa fare perché ha una figlia. Scherzo, una sorella forse, non mi ricordo se era la figlia o la sorella, forse una sorellina a cui badare, e quindi è un po' disperato perché dice: cavoli, devo badare a questa bambina. E così cosa cerca lavoro, cerca lavoro, gli viene assegnato questo lavoro qua, guardia notturna in questo posto. Questo posto in pratica è una specie di tavola calda barra diciamo videogiochi, sala giochi, eccetera. Ormai però abbandonata, cioè non è più aperta al pubblico, però appunto siccome molte volte entravano delle persone, facevano danni, vandalizzavano, rubavano, eccetera, mettono una guardia notturna appunto, e quindi lui viene preso per fare questo lavoro qua e appunto si renderà poi conto che questi pupazzi meccanici, questi enormi animali pupazzi, non sono in realtà solo ferraglie, appunto, come dicono, ma sono infestati in realtà da delle entità e quindi, diciamo, hanno una vita loro, ecco. La cosa bella è che poi ci sarà una storia che praticamente vedrà ovviamente la bambina, quindi la bambina verrà una volta con il fratello, mi sembra che il fratello, scusate, non vorrei dire una cavolata, ma vabbè, al lavoro, e farà amicizia con questi peluche, ovviamente lei è felicissima perché dice: oh, che belli che sono, invece lui è tipo: oh mio Dio, adesso me la mangiano, me la squartano, e niente, poi ci sarà tutta una storia, ci sarà anche un agente di polizia, una ragazza che entrerà a far parte della storia, eccetera. Molto carino, ovviamente c'è una parte un po' dark, un po' horror, ecco, però non è un horror tanto pesante, ecco, come pensavo fosse io. Molto carino e molto consigliato. Poi, allora, vediamo dove sono arrivata. Pam, 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 ho perso le trame. Ah, ok, questo è super simpatico e tra l'altro mi ha un po' stupito perché ho visto che in alcuni siti danno tipo 4 stelle e in altri 2, 1 e mezza addirittura, però mi ha stupito perché secondo me è un film veramente, veramente carino da vedere, simpatico, molto simpatico, ecco, direi che questa è la parola giusta, simpatico, piacevole, divertente, leggero, e che ti fa proprio passare quella oretta e mezza in spensieratezza. E anche l'idea, secondo me, è anche molto originale e particolare. Si chiama Il migliore dei mondi. Gli ho dato 3 stelle, ma sarebbero anche quasi 4. 3 stelle perché? Perché non è tanto il mio genere. Voi sapete che io guardo più tipo gli altri 2. Però è veramente piacevole. Questo è è un film italiano, quindi attori italiani. Lo trovate su Prime. E adesso vado a leggervi la trama. Allora, Dani, dunque, aspettate che... Ok, il film racconta la storia di Ennio, un uomo comune che vive in questo millennio digitale e che viene improvvisamente catapultato in un viaggio analogico. Ennio si ritrova così in un 2023 alternativo, dove il progresso tecnologico non ha superato gli anni 90. Grazie a quello che inizialmente sembrava un disastro preannunciato, l'uomo vivrà una fantastica avventura che lo porterà a scoprire un nuovo lato di sé. Allora, questo bisogna un po', diciamo, raccontarlo. In pratica c'è quest'uomo sulla quarantina, 45-50 anni, adesso non so gli anni che ha, che è super tecnologico, è proprio il classico che ama la casa con Alexa, tablet, DVD, proprio tipo, che ne so, super così... Per esempio le luci che si accendono al vocali, eccetera, usa solo il GPS in macchina, tutte queste cose qua. E in pratica ha un fratello un po' sbandato, questo fratello è un po' strano, il classico ragazzo mai cresciuto, no? Un po' così. E un giorno viene invitato in una discoteca praticamente e in pratica... Vabbè, lui va a questa discoteca anche se non è che era molto contento della cosa perché il fratello lo aveva invitato. E perde il cellulare, va ovviamente in crisi perché dice: oh mio Dio, il mio cellulare!
e aiutarlo a cercarlo. Lo aiuta una ragazza che mi pare si chiami Viola, non vuol dire una cavolata, ma mi sembra che l'ho letto da qualche parte. E boh, vabbè, gli dice grazie e boh, rimane molto colpito da questa ragazza, ovviamente, perché è una bella ragazza, eccetera. Il fratello di quest'uomo qua ha un negozio dove ripara delle cose tipo appunto elettronica. E cosa succede? Che il giorno dopo una ragazza, ovvero questa ragazza che lui ha conosciuto in discoteca, arriva e gli porta un vecchio modem, proprio i modem degli anni 90, quindi quelli vecchi, 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 perché lei gli dice che fa parte di una comunità dove non usano tanta tecnologia, eccetera, e gli chiede di ripararlo perché non funziona più. Lui vuole cercare di aiutarla, però gli dice che sarà un po' complicato perché questi pezzi non si trovano più. E allora cosa fa? Prova a mettere in funzione questo modem collegandolo con dei cavi, eccetera, e fa saltare tipo la corrente, una cosa del genere. E una volta che la corrente poi ritorna, lui si ritrova catapultato come se la tecnologia non esistesse più, quindi intorno ai primi degli anni 90. Quindi suo fratello si fa ancora quel lavoro lì, però per esempio mette a posto le musicassette, le cassette, le videocassette, i videoregistratori, i proiettori, queste cose qua. Lui è disperato perché non riesce più a fare nulla, lui non riesce più ad andare in giro in macchina perché non ha più il GPS, non riesce più per esempio a guardare le cose in streaming perché non esiste, quindi dice come faccio? Insomma, tutte queste cose qua e pensa che per tornare, diciamo, a come era prima, quindi al 2023 con la tecnologia, eccetera, pensa che deve ritrovare questa ragazza e cercare di ritrovare anche questo modem che nel frattempo era sparito per poter tornare come eravamo all'inizio, quindi noi nella normalità dei giorni nostri. Molto carino, ragazzi, molto carino. Se vi capita, guardatelo perché vi farete delle sane risate. Io mi sono fatta delle sane risate e niente, mi è piaciuto molto, quindi super consigliato. Ora invece passiamo a un film fantasy che non mi ha fatto proprio impazzire, però è carino e si lascia guardare bene ed è tratto da un romanzo che io non conoscevo, ma va, ovviamente. Comunque si chiama Silver, il libro dei sogni, 3 stelline gli ho dato. E questa è la trama. Liv ha perso suo padre qualche anno prima in un drammatico incidente sul ghiaccio. L'evento l'ha profondamente sconvolta. La ragazza in più si trasferisce insieme alla madre e alla sorella Mia di continuo, ma finalmente hanno trovato dimora nel londinese. Così Liv conosce anche come è scritta sta roba? Conosce il suo fratellastro, nonché coetaneo Grayson. Scopre ben presto come questi faccia parte di un circolo segreto, insieme ad altri compagni di scuola, capace di viaggiare nel mondo dei sogni. Ok, questa è più o meno la trama. In pratica questa ragazza appunto va a Londra, si trasferisce a Londra e inizia a vedere delle cose particolari durante il sonno, quindi inizia tipo a vedere delle porte soprattutto e inizia a dire cioè, che cavolo è? Io vedo una porta così. Un giorno mentre dorme, scusate, mi sto mangiando un capello, mi sa. Ok, tolto. dicevo, mentre appunto sta dormendo, vede una porta verde e dice, vabbè, sto sognando, vai. Apriamo questa porta e si trova catapultata in un mondo di stranissimo, tipo di corridoi, un po' appunto futuristico, strano, con tante altre porte, eccetera. Però ci trova anche questi suoi compagni di scuola e questo suo fratellastro, diciamo. E così ben presto capirà che, in poche parole, lei fa parte, diciamo, di una prescelta, possiamo dire così, di una specie di squadra che hanno questo libro dei sogni che appunto fa fare questi sogni dove la gente può viaggiare nei mondi dei sogni attraversando appunto queste porte e trovare diciamo anche i vecchi cari, per esempio lei può trovare suo padre, eccetera. Però qua dietro c'è un mistero che non vi sto ovviamente a svelare perché sennò sarebbe troppo spoiler. E non sarà tutto così rose e fiori perché poi inizieranno ad arrivare, diciamo, gli incubi, inizieranno ad arrivare dei problemi e lei dovrà capire cosa deve fare insieme a questi altri ragazzi. Molto carino, consigliato. Questo anche mi pare che c'è su Prime, se non sbaglio, vediamo se
No, non c'è scritto qua nella cosa, però mi pare che l'ho visto lì su Prime. E poi andiamo all'ultimo, che si chiama Denti da squalo ed è di nuovo un film italiano. Questo è un po' particolare, è un drammatico avventura, qua dice, grazie che mi hai aiutato perché non sapevo bene com'era questo genere. E anche qua la trama è proprio mini mini e dice: il tredicenne Walter ha perso il padre da poco. Mentre vaga per il litorale romano, trova una villa abbandonata con un'enorme torbida piscina. Ci entra, ma scoprirà ben presto che non è del tutto incustodita. Ok, molto stringata questa trama. Comunque, ragazzino di 13 anni, tredicenne. Appunto è lì nel litorale romano ed è un po' lasciato a se stesso perché sua madre comunque ha perso il marito, quindi è un po' esaurita, diciamo, un po' in depressione. Cosa succede? Che lui vaga per la città con la bicicletta, eccetera, e un giorno vede questa villa abbandonata e io lo capisco perché voi sapete quanto amo i posti abbandonati. E comunque trova questa villa abbandonata e dice: ma sì, dai, vado a vedere che cos'è, cosa c'è, eccetera. Molla la bici fuori dal cancello, scavalca ed entra in questa villa bellissima, tra l'altro. In più trova una piscina, un'enorme piscina bellissima, che tra l'altro fa ridere perché ovviamente villa abbandonata, piscina pulitissima, bellissima. Vabbè, comunque, boh, fa caldo, estate, eccetera. Cosa più logica da fare? Mi ci tuffo. Si butta, felicissimo, oh, che bello, ho trovato l'oro, praticamente ho trovato questa meraviglia, finché non si trova davanti uno squalo. Si trova davanti un vero squalo e quindi dice: oh cavoli, forse non era proprio una bella idea nuotarci dentro. Prende e ovviamente scappa, cioè esce da questa piscina, riesce per fortuna a scappare. E che cosa succede? Succede che poi scoprirà che c'è un ragazzo che fa tipo da custode, tra virgolette, alla casa, il quale procura da mangiare a questo squalo, ovviamente, perché questo squalo, poveraccio, in una piscina non può ovviamente mangiare perché non ha pesci, non ha nient'altro e quindi gli procura da mangiare, eccetera. Dietro a questa villa ci saranno dei misteri, poi, ovviamente, perché si scoprirà che è di un boss, insomma, della malavita, che aveva fatto prendere questo squalo quasi come attrazione turistica. Finché il ragazzino prova pena per questo squalo, perché comunque capisce che non sta bene in una piscina, uno squalo ovviamente, e quindi cercherà di salvarlo. Ci riuscirà? Non lo so, oppure sì, guardate il film così lo scoprirete. È molto carino, è fatto bene, mi è piaciuto, una storia un po' particolare, originale e niente, consigliato, anche questo ho dato 3 stelline. Ebbene, siamo arrivati quasi a 20 minuti di bla bla bla, di parlattina. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere in un commento se voi avete visto qualche film di questi, se vi è interessato qualche trama. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao e alla prossima!